Bentrovati a questa nostra nuova puntata della nostra rubrica Salus, sempre qui da Battipaglia, dalla casa di cura Salus. Oggi parleremo di un tema molto caro alle donne, ma anche agli uomini. Parleremo di senologia e di carcinoma mammario. E vado subito a presentare il mio primo ospite, il dottor Flavio Volpe, responsabile del centro di senologia e chirurgo della casa di cura Salus di Battipaglia. Salve, saluto te Cora, oggi vedo in tema col rosa, con il fiocco rosa della prevenzione senologica e naturalmente saluto tutti i nostri telespettatori. Il tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza sulle donne. Si stima che nel 2019 circa 52.000 donne siano state colpite dal carcinoma mammario. Purtroppo le statistiche ci parlano di un aumento. Ma sappiamo anche che è in aumento la guarigione, cioè circa il 90% delle donne con una diagnosi precoce riescono a guarire. Allora chiediamo al dottor Volpe, cosa può fare una donna per ridurre il rischio, ma soprattutto come si interviene in caso di diagnosi precoce? Dunque, il carcinoma mammario, sì, ha detto bene, purtroppo aumenta sempre ogni anno di più. 52.000, ma viaggia al ritmo di 2-3.000 casi in più ogni anno. È il tumore più frequente, però dobbiamo sempre dire che è anche il tumore più guaribile, perché con la diagnosi precoce si riesce ad arrivare a una guarigione definitiva di circa il 90%. È importante perché è l'unico tumore che dà una guarigione in una percentuale così alta. Naturalmente per avere questa percentuale ci vuole una diagnosi precoce, quindi ci vogliono i controlli annuali in modo da poter intervenire sul tumore appena il tumore naturalmente insorge. Questo comporta da parte della donna un modo scrupoloso di fare la prevenzione, di fare le visite. Per quanto riguarda ridurre il rischio, noi adesso non sappiamo ancora perché il carcinoma mammario purtroppo insorge. Ci sono dei fattori di rischio che è l'obesità, si sta vedendo un po' il discorso dell'alimentazione, c'è tutto un discorso legato alle terapie ormonali, però di certo effettivamente non c'è niente. Quindi ecco perché la diagnosi precoce è l'unica arma che noi possiamo avere per risolvere questo problema. La diagnosi precoce pone anche un differente trattamento del carcinoma mammario, cioè nel senso che la diagnosi precoce non solo ci assicura il 90% di guarigioni, ma cambia totalmente il trattamento del carcinoma mammario. Quindi fino a 20-30 anni fa eravamo costretti a fare sempre, per esempio, una mastectomia totale, cioè l'asportazione totale del seno. Eravamo costretti sempre a fare sedute di chemioterapia molto fastidiose e veramente poco sopportabili dalle donne. Oggi con la diagnosi precoce, quindi con i tumori di piccole dimensioni, cambia radicalmente la chirurgia, quindi noi facciamo una chirurgia grazie al professor Veronesi che è riuscito a standardizzare questa tecnica, una chirurgia conservativa, cioè si conserva il seno e quindi si fa una quadrantectomia così chiamata, cioè si toglie solo il pezzo di seno dove c'è il tumore. C'è una chirurgia limitata all'ascella, prima veniva tolto tutta la catena linfonodale ascellare, adesso si tolgono solo i primi linfonodi o addirittura solo uno con il linfonodo sentinella. È cambiato l'atteggiamento anche per la chemioterapia, si sono affinate naturalmente le tecniche anche di chemioterapia con i farmaci nuovi, ma adesso la chemioterapia spesso non si fa proprio perché lascia il posto a delle terapie molecolari molto più specifiche e molto più sopportabili da parte della paziente. Questo è un vantaggio enorme sia dal punto di vista del trattamento ed è un vantaggio enorme per la vita sociale delle donne che purtroppo dopo devono, essere in grado di continuare a fare senza problemi. Purtroppo il meridione detiene un triste primato nei confronti del carcinoma mammario rispetto alle regioni del centro e del nord Italia. Proprio per arginare questo problema e per affrontare questa situazione, nel 2018 la regione Campania, attraverso un decreto, si è formato la rete oncologica campana.
Il decreto stila gli obblighi molto restrittivi a cui devono attenersi sia i presidi ospedalieri che le cliniche accreditate. La clinica Salus appartiene al primo livello della rete oncologica campana. Allora chiediamo al dottor Volpe cosa cambia in realtà per le donne, soprattutto battipagliesi e del territorio circostante, ma quali sono le novità future? Cosa ci aspetta? Dunque, la Casa di Cura Salus è dal 2000 che ha istituito questo centro di senologia e chirurgia senologica da me diretto, quindi è dal 2000 che sul territorio offre un'assistenza di alta qualità alle donne. In questi 20 anni abbiamo avuto dei riconoscimenti di qualità anche da strutture tipo l'Eosoma, che è una struttura europea, e questo ha portato a far sì che la Regione Campania ci abbia poi inserito a fine 2018 nella rete oncologica campana. Come diceva prima lei, la rete oncologica campana è una cosa importante perché stabilisce i centri che hanno l'esperienza e le procedure diagnostiche, strumentali, chirurgiche, soprattutto l'aspetto multidisciplinare che oggi ci vuole per affrontare e per risolvere il problema del carcinoma mammario. Cambia per le donne che adesso sul territorio possono contare su una struttura che risponde a tutti questi requisiti e che quindi assicurerà un percorso standardizzato del trattamento del carcinoma mammario con un aspetto multidisciplinare, cioè noi diciamo multidisciplinare quando vogliamo indicare l'approccio sia chirurgico con i chirurghi, sia con la terapia medica, con gli oncologi, sia con la radioterapia e con tutti gli specialisti che devono appunto intervenire nel percorso diagnostico terapeutico del carcinoma mammario. In futuro il carcinoma mammario ci sono delle prospettive notevoli di miglioramento. La terapia, la novità più importante è che si va sempre verso una chirurgia più limitata. Già adesso appunto il chirurgo per fortuna fa poco, quindi cioè una chirurgia molto conservativa, sarà sempre meno la chirurgia e sempre più l'approccio molecolare. Molecolare noi intendiamo non chemioterapia, molecolare significa delle sostanze che hanno la capacità di colpire dei punti precisi delle cellule tumorali bloccandone la replicazione, quindi è un futuro innovativo. E su questo futuro si punta e punteranno tutte le strutture di questo livello per risolvere in maniera, mi auguro, definitiva, per arrivare, per passare dal 90% al 100% di guarigioni assolute. Ringrazio il dottor Volpe che è stato nostro ospite, sicuramente lo avremo con noi in altre puntate della Casa di Cura Salus. Saluto te Cora e naturalmente saluto tutti i telespettatori. Come di consueto vi ricordo che potete scriverci sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.